Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'opinione di Marcotti, che ringrazio come sempre per la sua disponibilità. Buongiorno Giancarlo, oggi con te affrontiamo un tema molto attuale, senz'altro anche molto scottante, che genera un certo malcontento tra gli italiani e gran parte dei cittadini. Sto parlando del problema dell'odissea dei mutui e in generale della situazione mercato immobiliare italiano, perché certamente il problema dei mutui sta rendendo sempre più difficile per il ceto medio italiano e non solo prendere casa, acquistare una casa di proprietà in un paese, come ricordavi giustamente nel corso del nostro precedente incontro, essere un paese di grandi risparmiatori e dove gran parte dei cittadini hanno una casa di proprietà. Quindi questa situazione stride un po' con una mentalità radicata, una tradizione quasi del nostro paese. E crisi del mercato immobiliare che, lo ricordo per chi non lo sapesse, Banca Italia stima essere destinata a peggiorare nel corso del 2024. Quindi insomma la situazione non sembra essere tanto confortante dopo un calo del 13%. È una diminuzione del 29% dei mutui erogati. La situazione, almeno sulla carta, da quello che ci viene detto, non sembra essere destinata a migliorare, anzi. E quindi, ecco, alla luce di queste considerazioni, visto che i mutui sono alle stelle, la situazione del mercato immobiliare appare in crisi, comprare casa è sempre più difficile, affittarla direi che non è molto più semplice, volevo chiederti per cominciare, come giudichi questa situazione? Qual è il tuo parere a riguardo e quali le cause che ne stanno alla base? Prima un saluto a te, a Asia e a tutti gli ascoltatori. E il problema immobiliare, legato naturalmente al problema mutui, come dicevi giustamente, è uno dei problemi più sentiti perché, certo, gran parte degli italiani hanno una casa di proprietà, ma tuttavia occorre anche ricordare che molte persone hanno acceso un mutuo negli scorsi anni e spesso lo hanno fatto a tasso variabile. Quindi l'aumento che hanno avuto i tassi in questo ultimo anno e mezzo è stato un aumento repentino. La Banca Centrale ha riportato i tassi da zero che erano al 4,5%, per cui chiaramente i tassi sui mutui, così come tutti i tassi in genere, sono aumentati. Chiaramente chi ha un mutuo a tasso variabile, ha già visto in quest'ultimo anno e mezzo lievitare la propria rata. Come dicevi giustamente, il ceto medio, comunque, insomma, le persone con uno stipendio fisso chiaramente hanno difficoltà perché sono partiti pensando appunto ad una certa rata che normalmente non doveva superare il 30% del reddito appunto del mutuatario. E invece con questi aumenti siamo arrivati in alcuni casi anche al 50%. Si stima che i mutui in cui la rata è diventata più o meno il 50% del reddito siano 500.000, cioè 500.000 famiglie stiamo parlando, che si trovano più della metà del loro stipendio, diciamo, che deve destinata a pagare il mutuo e quindi per tutto il resto c'è meno della metà del proprio stipendio, insomma, una situazione certamente abbastanza difficile, insomma, da sopportare. Quindi il problema mutui è un problema, però i tassi sono stati aumentati perché c'era un altro problema da sconfiggere che era inflazione. E quindi era impossibile mantenere i tassi a quel livello come fino a un paio d'anni fa, insomma. Quindi era un po' da prevedere anche questo aspetto. Purtroppo, ripeto, l'aumento dei tassi è stato repentino, come mai era successo in passato. Oltretutto,
l'attuale tasso di riferimento della BCE, cioè il 4,5%, è anche il tasso più alto al quale è mai raggiunta la Banca Centrale Europea. Quindi perlomeno speriamo di aver toccato il massimo. In effetti vediamo che l'inflazione comunque ha dato chiari segnali di rientro nei, non dico nella normalità, ma insomma diciamo che la situazione di allarme dell'inflazione è fortunatamente passata. Di conseguenza speriamo che perlomeno nei prossimi mesi ci possa essere un ridimensionamento dei tassi e quindi le rate dei mutui tornare insomma ad un livello più accettabile. Ecco, giustamente facevi riferimento a numeri record, no? Per famiglie con mutuo e insomma che attualmente si trovano inevitabilmente ad affrontare una situazione quantomeno delicata, direi, non semplice senz'altro, ma penso soprattutto ai più giovani, a chi ha appena aperto un mutuo e in un momento che dovrebbe essere, meglio, che è senz'altro uno dei più importanti della propria vita, un traguardo, un passo importante, è in qualche modo messo un po' in crisi, l'entusiasmo un po' spento alla luce di queste difficoltà. Per un giovane evidentemente si è detto tanto che farsi strada non è semplice, per una situazione legata al mercato lavorativo senz'altro meno solida rispetto a un passato, e ci si mette ora anche prima dei mutui, per cui chi cerca effettivamente di diventare indipendente al 100% deve scontrarsi con una serie di impedimenti o quantomeno di ostacoli. Quindi rifacendomi proprio ai più giovani, ti chiedo come dovrebbe comportarsi un ragazzo che vuole fare il mutuo e che si trova in difficoltà, o chi lo ha aperto proprio negli ultimi tempi e che ora si trova in una situazione di questo genere. Come bisognerebbe fare, come bisognerebbe reagire di fronte a, direi, anche un generale sconforto? Hai già detto tu tanto, insomma, cioè obiettivamente i giovani sono coloro che sono più penalizzati, perché chiaramente sono quelli che hanno iniziato il mutuo da minor tempo, e quindi questi aumenti pesano di più. Ecco, ricordiamo, anche se sembra una cosa scontata, ma insomma meglio ripeterlo, l'aumento della rata non dipende soltanto dal tasso di interesse. Certo, il tasso di interesse è importante, ma dipende anche dal residuo del mutuo, perché chiaramente un mutuo appena iniziato ha una quota capitale molto elevata, un mutuo che sta andando verso la fine, in cui mancano poco tempo alla scadenza, ha invece una quota capitale molto bassa. E dato che l'aumento dei tassi si applica sulla quota capitale, è chiaro che chi sta finendo di pagare il mutuo ha visto anche lui aumentare la sua rata, ma non in maniera eccessiva. Chi invece l'aveva acceso da poco, e quello si è trovato una situazione veramente, potremmo, cioè mi stavo per dire imprevista, ma nella realtà obiettivamente i tassi a zero non potevano rimanere, quindi era quasi scontato pochi anni fa che si dovesse scegliere un mutuo a tasso fisso, proprio perché più giù di così i tassi non potevano andare, e quindi insomma optare per un tasso variabile non è stata la scelta migliore. Mentre 10-15 anni fa optare per la scelta variabile, del tasso variabile, era la scelta migliore, 1-2 anni fa certamente no, perché, ripeto, i tassi erano a zero oramai da diverso tempo e quindi non potevano far altro che risalire. Comunque,
il mutuo non è un'operazione che deve essere vista in termini speculativi. Quindi vediamola nella sua totalità, cioè un mutuo, un ragazzo, cioè un giovane che accende un mutuo, adesso non accende un mutuo per meno di 20 anni, spesso lo fa anche per 30 anni e ci sono stati dei mutui a 40 anni, quindi certo, uno si impegna per un periodo lungo, diciamo, di tempo, quindi ci saranno momenti nei quali i tassi, come è successo recentemente, aumentano, ma ci saranno anche dei momenti in cui i tassi diminuiscono, quindi vedendola poi i conti si possono fare alla fine. Certamente, ripeto, è una situazione che ha messo in crisi diverse famiglie, perché, ripeto, il dato ufficiale è che più di 500.000 famiglie hanno oggi una rata del mutuo pari alla metà o più del proprio reddito. E questo è un aspetto ovviamente che deve preoccupare, insomma. E proprio perché la situazione, insomma, è un po' variabile, come giustamente sottolineavi, volevo chiederti anche quali potrebbero essere le mosse del governo o quantomeno quelle che ti aspetteresti tu, che vorresti tu. Il governo aveva preso, anzi, gli ultimi governi avevano preso delle misure a favore appunto dei giovani, perché c'erano questioni di carattere fiscale, insomma, che agevolavano soprattutto le persone che avevano meno di 36 anni, insomma fino a 35 anni. Quindi questo è già, diciamo, un aiuto ai giovani che appunto volevano acquistare casa. Però è ovvio, insomma, è chiaro che, come abbiamo detto prima, è proprio questa categoria, cioè la categoria dei giovani, quella che ha maggiormente, diciamo, subito questo rialzo dei tassi di interesse. E quindi era difficile anche per il governo intervenire e fare qualche cosa di più, perché appunto la situazione è così in maniera generale, cioè noi adesso stiamo parlando dei mutui perché è il metodo in Italia di indebitamento delle famiglie, cioè le famiglie indebitate in Italia non sono molte, ecco, questa è una buona notizia, no? Abbiamo detto anche la scorsa volta che gli italiani sono dei risparmiatori, quindi non fanno prestiti o comunque non si indebitano facilmente. Si indebitano soprattutto appunto per acquistare una casa e quindi il mutuo. Però è chiaro che le aziende, anche le aziende hanno mutui, ma le aziende non solo hanno mutui, ma hanno anche dei fidi normalmente delle banche e chiaramente anche quelli vanno a pesare, cioè l'aumento del tasso di interesse è chiaro che appunto non si limita al mutuo. Il mutuo perché è ripeto, il metodo classico per il quale si indebitano le famiglie, ma le imprese ovviamente vivono di questo e anche poi magari penso che ne parleremo, anche le stesse aziende immobiliari a loro volta, cioè le aziende, diciamo, che costruiscono le case, a loro volta costruiscono le case accendendo dei mutui. Quindi è tutto un settore che adesso, insomma, cominciano a esserci delle preoccupazioni. Tutto il settore immobiliare, non solo in Italia, anzi forse in Italia addirittura meno che da altre parti, anche se naturalmente non è che possiamo
purtroppo dirci completamente al di fuori da questo problema. Lo abbiamo anche noi il problema immobiliare, ma forse da altre parti è ancora più sentito rispetto all'Italia, proprio perché, come dicevo, già tanti italiani sono proprietari del proprio immobile. Però ecco, tutto il settore immobiliare quindi sarebbe da guardare con attenzione. E a proposito di settore immobiliare, in effetti Giancarlo mi anticipi una domanda, perché noi umanamente ci mettiamo dalla parte dei cittadini più o meno giovani in realtà che si trovano ad affrontare questa situazione, però facevi giustamente riferimento, accennavi alle aziende immobiliari, quindi mettiamoci anche dall'altra parte. Ti chiedo come possono loro far fronte a questo momento, come dovrebbero affrontarlo e come effettivamente si trovano catapultati in questa situazione, come si riesce a farsi strada, uscirne e in qualche modo anche effettivamente a continuare a trarne un profitto, no? Perché quando tutto va bene, il guadagno può sembrare anche abbastanza facile in qualche modo. Quando la situazione invece appare in crisi, il guadagno può arrivare, ma insomma può anche vacillare un po'. Quindi Ti sottopongo questo spunto. Hai detto una cosa giustissima, Asia, cioè il problema non è solo il problema delle famiglie, è il problema delle aziende. E attenzione, come dicevo prima, da altre parti, sia in parti più vicine a noi, cioè in Europa, ma soprattutto in Cina, il problema immobiliare è letteralmente esploso. In Cina, perché c'è una grandissima società immobiliare, Evergrande, che insomma è sull'orlo del fallimento, e lì stiamo parlando di un'azienda con 300 miliardi di dollari di debiti, insomma, quindi è un'azienda colossale, la seconda più grande azienda immobiliare cinese. Ma poi sono questo fallimento, diciamo, ha portato ovviamente anche a altre aziende in grave difficoltà. Questa è la Cina, ma se ci avviciniamo a noi è proprio di questi giorni il fatto che sia stata presentata a istanza di fallimento per una società grande austriaca, ma che oltre all'Austria opera in altri paesi europei e in particolare in Germania, ed in effetti è stata proprio prima la filiale tedesca a chiedere il fallimento. Adesso la situazione si fa grave, perché non stiamo parlando di 300 miliardi, ma stiamo parlando di una cifra tra i 23 e i 27 miliardi, quindi una cifra estremamente rilevante. E questo ha colpito, ripeto, una ditta austriaca, anche se il proprietario è comunque il principale azionista è svizzero, ma chiaramente c'è un fatto che è evidente a tutti. Come abbiamo detto prima, il comparto immobiliare, sia che lo vediamo dal lato del compratore, sia che lo vediamo dal lato del venditore, ha una cosa in comune, cioè il ricorso al credito. Cioè, come il compratore accende un mutuo per acquistare la casa, così il venditore accende un mutuo per costruire la casa. E i mutui chi li dà? Chiaramente il settore bancario. E quindi il settore immobiliare, in gergo finanziario si dice che opera a leva, nel senso che non opera con denaro proprio, ma con denaro che gli viene prestato, e ripeto, viene prestato principalmente dal sistema bancario, poi possono anche emettere obbligazioni, ma insomma principalmente sono le banche che finanziano il settore immobiliare. E di conseguenza, se va in crisi il settore immobiliare e il settore finanziario, cioè quello bancario, Non può esimersi dall'essere preoccupato, voglio dire, perché chiaramente si parla di cifre rilevanti, insomma.
Quindi questo aspetto è aspetto da tenere in grande considerazione. Io utilizzo un termine, il settore immobiliare, si dice così in ambito finanziario, che sia un settore sentinella. Che cosa vuol dire? Cioè un settore che è il primo a partire quando l'economia sta risalendo, però così come è il primo a partire quando l'economia risale, è anche il primo invece a scendere quando l'economia ha raggiunto il massimo e quindi ha una fase di calo. Quindi lo si deve sempre un po' guardare con una certa attenzione, cioè quando va in crisi il settore immobiliare, attenzione. E tu Asia sei giovanissima, ma persone della mia generazione, il 2007-2008, se lo ricordano ancora proprio perfettamente. E tutto è nato dai mutui, i cosiddetti mutui subprime, negli Stati Uniti sto parlando, ma poi si è esteso in tutto il mondo. Quindi quella crisi, che è stata senz'altro la più grande crisi economica finanziaria dopo forse quella del 29, addirittura alcuni dicono che può essere confrontabile con la celeberrima crisi del 1929, è tutta nata dal settore immobiliare. Si erano dati mutui con una certa leggerezza e ad un certo punto all'inizio si parlava sì, ma sarà $1 miliardo, 2 miliardi, 3, e sono diventati migliaia di miliardi di dollari o di euro, perché poi, ripeto, la crisi si è estesa a tutto il mondo. Quindi, visto anche i precedenti, guardiamo con una certa attenzione il mercato immobiliare, perché, ripeto, è fortemente legato al mercato finanziario, cioè alle banche, e questo ovviamente è un problema. Sarebbe un problema gravissimo se, diciamo, l'incendio andasse a toccare anche il settore finanziario, che, come tutti sanno, è il settore cardine. Insomma, se le banche vanno in difficoltà, per forza tutta l'economia va in difficoltà. Quindi noi dobbiamo sempre sperare che le banche vadano bene, non che guadagnino miliardi, perché so che non hanno una buona nomea le banche. Però attenzione, che quando le banche vanno in crisi, poi dopo un po' tutti gli altri settori vanno in crisi. Quindi bisognerà fare molta attenzione quando appunto la crisi tocca il settore finanziario. Noi naturalmente in qualche modo scongiuriamo questa ipotesi, perché vabbè, inevitabilmente si è rimasti scottati anche da situazioni precedenti. Facevi giustamente riferimento alla crisi 2007-2008 e gli anni a venire, insomma il riprendersi, poi il rialzarsi da una situazione difficile, quando tocca, come dicevi, il settore economico-finanziario, diventa nettamente più complicato. Però io, alla luce delle tue considerazioni, vorrei concludere con un altro scenario che è comunque piuttosto apocalittico. Mi riferisco alla BCE e all'ipotesi di recessione. La BCE ha dichiarato che uno scenario di recessione è comunque possibile. Noi scongiuriamo naturalmente anche questa ipotesi, però appunto vorrei chiederti cosa ne pensi, se è effettivamente anche per te uno scenario possibile. Hai detto bene, l'aspetto principale, diciamo, è legato a cosa farà la BCE, perché la BCE qua si lega proprio alla storia immobiliare. La BCE aveva lanciato, un altro termine che si usa in finanza, un alert, cioè un allarme, insomma. E questo alert assolutamente sul mercato immobiliare. Quindi, in pratica, aveva chiesto alle banche di fare attenzione al settore, perché stava diventando un settore, non dico in crisi, però da monitorare con attenzione.
Ed in effetti, adesso prima ho parlato della grande azienda immobiliare, gruppo immobiliare austriaco, senza citare il nome, ma c'è problema, naturalmente si può citare, è la Signa. Appunto, la Signa è chiaramente finanziata dalle banche e le due principali banche che finanziatrici sono la Raiffeisen Bank, che è nota banca austriaca, insomma, e Bank of Austria, cioè la principale banca austriaca. Il problema per noi italiani qual è? È che non possiamo dire, beh, che ci importa problemi degli austriaci, perché Bank of Austria purtroppo fa parte del gruppo Unicredit, cioè da anni è del gruppo Unicredit. Quindi anche Unicredit ovviamente avrà dei problemi. In più è stato ufficializzato che anche Julius Baer, che invece è una banca svizzera, ha un'esposizione di 600 milioni. Le due banche che ho citato prima, cioè Raiffeisen Bank e Bank of Austria, hanno esposizione per 1,5 miliardi tra i due. Quindi, insomma, cominciano a essere numeri importanti e quindi bisogna fare molta attenzione. Cioè la BCE in questo momento sta monitorando proprio le banche tedesche in particolare, quelle austriache, ma anche, anche se meno, quelle italiane, proprio per questo motivo, cioè per vedere quali sono le esposizioni che queste banche hanno nel settore immobiliare. E sono esposizioni abbastanza rilevanti. Perché? Perché dopo la crisi sia del 2007-2008, ma soprattutto dopo la crisi pandemica, quando le banche hanno ricominciato a fare banca, cioè di fatto a intermediare credito, cioè a dare dei mutui, o dei prestiti, insomma, hanno preferito dare dei mutui perché il mutuo tradizionalmente è la forma di finanziamento più garantita, perché solitamente il mutuo si fa con un'ipoteca sull'immobile. Di conseguenza c'è stato proprio un boom dei mutui, un boom del settore immobiliare. Ricordiamo in Italia anche la questione del 110% che ha fatto aumentare enormemente i prezzi, e di conseguenza adesso, diciamo, bisogna fare molta attenzione perché, ripeto, speriamo che il problema, non dico sia limitato al settore immobiliare, ma insomma non vada ad intaccare in particolare il settore finanziario, perché altrimenti avremo dei problemi anche seri. Naturalmente, ultima cosa, ma importantissima, quindi è bene, secondo me, sottolinearla. L'economia purtroppo è così. Se abbiamo qualche cosa di positivo, dobbiamo guardare che dall'altra parte della medaglia c'è qualcosa di negativo. Non ci si scappa lì, cioè non c'è una cosa soltanto buona, no? Se i tassi sono bassi, c'è un vantaggio perché ci si finanzia con tassi appunto bassi, però bisogna invece fare attenzione che questo può portare a problemi quando le banche eventualmente eccedono con i finanziamenti. Quindi dobbiamo sempre stare attenti. Abbiamo l'inflazione, dobbiamo combattere l'inflazione. Come la combattiamo? Aumentando i tassi. Aumentando i tassi però mettiamo in difficoltà, abbiamo detto, le famiglie, ma mettiamo in difficoltà le aziende. Ribadisco, non è solo questione di mutui, ma è tutto il sistema.
E chiaramente, mettendo in difficoltà le aziende, la parola, diciamo, che spaventa tutti, il termine che spaventa tutti è il termine recessione. Cioè, fin quando una recessione è di breve durata e non eccessiva, ci può stare. Però non possiamo mai, in questo caso non si possono mai fare previsioni. Quindi fa bene la BCE a lanciare questo alert. Speriamo che sia un alert, diciamo, eccessivo, nel senso che poi alla fine, insomma, riusciamo anche ad evitare questa recessione. Nel caso dovesse venire questa recessione, speriamo che sia di brevissima durata, però obiettivamente dobbiamo fare attenzione, perché da zero siamo passati al 4,5%, ripeto, nel giro di poco più di un anno. E questo è uno shock per il settore economico e per quello finanziario. Quindi, personalmente, anche se cerco sempre di restare ottimista, però personalmente non posso escludere davvero che nei prossimi anni potremo andare incontro ad una recessione economica. Chiaramente fare previsioni, come dicevi, non è possibile, quantomeno si tratta di un argomento talmente variabile anche nell'arco di poco tempo che qualsiasi previsione potrebbe dirsi valida ora e a breve già in qualche modo essere ribaltata, e quindi le aspettative disattese, ovviamente noi auspichiamo possa la situazione migliorare il più possibile anziché peggiorare, però credo che l'analisi in merito alla doppia faccia della medaglia sia un'analisi più che veritiera da tenere bene in considerazione. Io per questo, Giancarlo, ti ringrazio per la tua disponibilità e i tuoi spunti interessantissimi e attualissimi, e ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie. Grazie a te, Asia, e come di consueto un saluto anche a tutti gli ascoltatori.